A quasi 2 mesi di distanza dall'ultima vittoria datata 14 novembre nel derby contro il Pineto, il Notaresco torna a vincere ed inizia bene il nuovo anno battendo 1-0 il Castelfidardo, ultimo in classifica. Non c'è Blando acciaccato nella formazione titolare del Notaresco, con Fiscaletti a prenderne il posto e l'ex Minella subito in campo al pari dell'altro ex della sfida di Lollo, che a dicembre ha lasciato i rossoblù proprio per raggiungere la squadra marchigiana. È un primo tempo in linea con il clima post festività, ritmo blando e poche occasioni, con il Notaresco che va vicino al vantaggio per 2 volte. La prima occasione è quella che capita al 7° a Minella da calcio di punizione. Il centravanti sfiora il palo alla sinistra di Mercorelli. Al 23° ancora rossoblù, quando Liguori va al cross trovando la testa di Minella ed il conseguente tentativo ravvicinato di Salvatori, che è scivolata però non trova la porta. Gli ospiti iniziano la gara con atteggiamento aggressivo, come impone l'ultimo posto in classifica, ma lo spirito battagliero non si traduce in vere e proprie occasioni. Le uniche da raccontare sono quelle che capitano a Calabrese, prima al 29°, quando trova Monti pronto alla deviazione in corner, e poi poco prima di tornare negli spogliatoi. Lo stesso Calabrese infatti scambia in aria con Trillini, ma non inquadra la porta. La ripresa inizia con altro ritmo da parte del Notaresco. Moretti al 2° minuto si lancia sulla sinistra e mette in mezzo con Minella che di un soffio non trova l'impatto con il pallone. 2 minuti più tardi ghiotta occasione per Fiscaletti che si trova da solo a centro area su un cross di Liguori ma non trova un impatto felice con il pallone che termina alto sulla traversa. Al 1/4 d'ora il Castelfidardo perde Radi per un fallo del difensore a centrocampo su Minella. Il direttore di gara estrae il rosso diretto a uno degli uomini più rappresentativi della formazione ospite, con il Castelfidardo che rimane di conseguenza in inferiorità numerica. Con l'uomo in più però paradossalmente i ritmi del Notaresco si abbassano, pur rimanendo in costante possesso della manovra. In questi casi avere pazienza è fondamentale, quella che hanno i rossoblù fino al 37°, quando Liguori va a battere un corner con traiettoria praticamente verso la porta. Mercorelli tocca, ma non evita sul secondo palo la deviazione di Dalmazzi per il gol che sarà della vittoria. Lo stesso Dalmazzi e Bontà si contendono in campo la rete, ma è del difensore il tocco decisivo. La gara poi finisce praticamente così, con il Castelfidardo sempre più ultimo e con i rossoblù che escono dal tunnel del periodo senza vittoria. Direttore, era importante iniziare l'anno con una vittoria, uscendo un po' da questa sorta di tunnel in cui il Notaresco era finito da un paio di mesi, in cui la vittoria appunto non era arrivata. Sì, magari a noi ci mancava la vittoria perché le prestazioni non erano mai mancate, però volevamo iniziare l'anno bene, magari pur essendo magari a costo di essere meno belli, però oggi per noi l'importante era la vittoria, il risultato, anche per partire con il piede giusto, sapendo che la prima partita dell'anno non è mai facile dopo una sosta. E quindi era di fondamentale importanza, sapendo che troviamo una partita difficile, ostica, perché adesso i punti contano. Perciò noi importantissimo sono altri 3 punti che mettiamo nella nostra classifica, perciò siamo contenti. E facendo un po' un passo indietro, un'ottima prima parte di campionato, siete usciti dalla zona playoff ma comunque rimane lì vicino, il vostro obiettivo adesso è cambiato, non è più la salvezza, sono i playoff. Vabbè, noi secondo me abbiamo fatto un grande girone d'andata, ci manca qualche punto, ci mancano magari perché in alcune partite, ripeto, le prestazioni non sono mai mancate, potevamo avere qualcosa in più, però il calcio è così. Il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza, noi prima ci arriviamo e poi magari l'obiettivo cambierà. Ti aspettavi in estate la sorpresa che poi è stata il Notaresco e che è ancora tuttora la squadra? Ah, uno quando parte sempre con entusiasmo, è normale che è sempre difficile fare un pronostico, però con il passare dei giorni forse andrò un po' controcorrente. Sapevo di avere una squadra magari con delle potenzialità, poi non sempre magari si riescono a tirarle fuori. È stato bravo il mister, sono bravi i ragazzi evidentemente a mostrare le loro qualità migliori, che oltre alle qualità tecniche hanno anche la giusta personalità, anche se sono molto giovani. Non ho visto tutta questa differenza, ultimamente gli arbitri la fanno sempre, perché la squadra fa sempre la prestazione. Non mi sembra che oggi Notaresco abbiamo dimostrato in campo la differenza di punti, è stata una partita battagliata. E un episodio ha deciso la partita, ma non tanto il gol, l'espulsione di Radi è assurda, perché un fallo a metà campo, a difesa schierata, uno sgambetto semplice, quindi da ammonizione magari, invece ci ha commesso poi la partita, anche perché è stato un episodio importante, perché ho fatto gol da Mazzi che aveva la marcatura Radi e quindi è stato determinante, ma l'ha decisa l'arbitro la partita. Non ho visto queste differenze.
Sei molto amareggiato, mi pare. Siamo amareggiati, noi siamo in una classifica difficile, ma ci giocavamo le partite, non riusciamo a fare punti, gli avversari non ci sono superiori, gli episodi ci stanno condizionando da tanto, non è una scusante, oggi non mi sembra che il Notaresco meritasse di vincere.